Contrabbandiere è amico del parassita. È un dovere denunciare il contrabbandiere. Anche nel nostro sistema idrico. Ah, proprio così. Il sistema di irrigazione dell'Arcadia pescando acqua salata. Avevo detto a Mr. Ryan, quando stavamo costruendo quel posto, che o si strutturava come una vasca da bagno o sarebbe diventato una fogna. No, McDonagh, ha detto, non stiamo costruendo vasche da bagno, stiamo costruendo l'Eden. E la grande catena muove tutti noi.
La mia collera si av... Atterrà su di te! Il si... Signore! Ti affogheremo! Rimaste paralizzate durante la guerra. L'altro giorno stava scaricando la chiatta quando è stato morso da una lumaca di mare. Si è svegliato la mattina successiva e ha scoperto di poter muovere le dita per la prima volta da anni. Gli ho chiesto se avesse ancora la lumaca di mare. Per fortuna ce l'aveva. Ehi, Mary, perché quella faccia? Non so, Jim. Non so bene cosa pensare di quelle sorelle. Le sorelle? Thank you.
le chiappe. Hai qualcosa per me e la mia gente? Oh, sei solo in cerca di insulti. Rilassati un po'. Intanto io metto su un caffè. E magari tiro fuori l'argenteria e tutto il resto. Un piccolo avvertimento prima di entrare nelle discese. Il vecchio Pici sembra onesto almeno quanto Giuda. Tieni gli occhi aperti. Nessuno entra in casa mia armato. Metti le tue armi nel tubo pneumatico e ti farò entrare. Se questo è il suo prezzo, allora dovrai pagare. Ma non può sottrarti i tuoi plasmidi, vero?
Timmy, Mr. Ryan mi ha chiesto personalmente di chiarirtelo. Tu ci consegni Fontaine e il suo lurido giro e finirai a scolarti Pete su al Fighting Madonna. Ma se preferisci fare il testardo, ti tratteremo davvero come un figlio. Dagli un assaggio, Patrick. Che succede? Cambiato idea, Timmy? Timmy, ora sei pronto a parlare? Continua, Sullivan. Fai del tuo peggio. Qualunque cosa tu e Ryan pensate di farne, Fontaine mi può fare il doppio. Ti troverà. Ah, si fotta Fontaine. Tu non fotti Fontaine. Fontaine fotti te. Così si fa. Da lì dovrebbe essere una passeggiata. Ci vediamo più avanti.